Amiche e amici di Sport Plus, siamo qui a Torino, siamo con Meo Sacchetti, un amico più che un coach. Abbiamo visto veramente una bella partita e comunque è sempre bello vederti qui a Torino. Ma specialmente poi quando vinco sono anche più contento. Sicuramente Torino ha iniziato bene, ha fatto sempre canestro da tre. Noi con una difesa discreta, però stati bravi loro. Poi un po' abbiamo migliorato la difesa, abbiamo fatto canestro anche noi il primo tempo. Poi finalmente ho visto una squadra reattiva, perché di solito facevamo un tempo e mezzo, mentre oggi abbiamo avuto ancora dei cali ma delle belle reazioni, perciò questo di buon auspicio, però ci abbiamo ancora da lavorare. Ci rivediamo in campionato, sono due belle squadre e comunque sarai sempre nei nostri cuori qui a Torino. Va bene, anche per me. Ho la moglie e i figli di Torino, perciò voglio dire, qualcosa mi è rimasto oltre che giocatore. Siamo con coach Ciani, sapevamo che sarebbe stata probabilmente difficile, ma comunque la squadra per tre quarti ha tenuto molto molto bene contro Cantù. Sì, abbiamo tenuto, ma oggi non abbiamo fatto una partita brillante, un po' ce l'aspettavamo, nel senso che tre partite in sette giorni di questa intensità non è facile reggerle. Oggi abbiamo avuto l'atteggiamento difensivo, tranne in un paio di situazioni tattiche che hanno aperto in un certo momento della partita dei tiri importanti da tre punti per loro, che hanno scavato il break che poi ci siamo portati dietro per tutto il resto della gara. E non siamo stati precisi in attacco, lucidi, i loro cambi ci hanno veramente arginato ogni iniziativa e anche i tiri aperti che abbiamo preso non li abbiamo tirati con le percentuali di quest'ultimo periodo. Sembravamo ritornati 15 giorni, 20 giorni fa, quando facevamo fatica a far canestro da fuori anche da tiri aperti. È una partita che ci insegna che ancora una volta le grandi hanno quel 10% più di noi che dobbiamo colmare, e soprattutto a livello di interpretazione tattica di alcune situazioni e di capacità, nonostante gli errori, di andare avanti e di non innervosirsi, di non commettere qualche forzatura in più che oggi sicuramente abbiamo commesso. È un altro momento di crescita, è chiaro, avremmo preferito vincere, avremmo preferito andare avanti in questa competizione, questo mi sembra evidente. Credo che per una squadra in formazione come la nostra guardiamo all'opportunità che questa sconfitta ci fornisce, ovvero l'opportunità di riprendere a fare una settimana di lavoro con i ritmi giusti, riprendendo il lavoro atletico, riprendendo il lavoro tecnico, lavorando per conoscerci meglio, perché questo continuamente dover preparare partite chiaramente in questo senso ci ha un po' rallentato. Abbiamo bisogno di fare due settimane da qui all'inizio del campionato di questo tipo, e quindi prendiamoci nella rabbia di non poter andare avanti in questa competizione, nella delusione per certi versi, lo spunto positivo di due settimane di lavoro che ci possano far crescere. Bucarelli, 15 punti, ma abbiamo visto che Cantù è sicuramente la favorita di questa Serie 2 dopo la partita di stasera. No, questo è ancora presto per dirlo, sicuramente abbiamo una squadra competitiva che vuole provare a giocare per degli obiettivi importanti, però comunque da favoriti non ci sentiamo favoriti, rimaniamo umili, che comunque è una vittoria in Supercoppa. E sappiamo che il campionato si decide a giugno, quindi vittoria importante, però rimaniamo coi piedi per terra. Senti, come ci si sente essere allenati da un coach come Meo? La cosa più bella di me è che ti dà tanta fiducia quando giochi, ti senti tranquillo e ti permette l'errore, e questo ti dà tranquillità in campo, che è una cosa molto importante per i giocatori, per poter sentire in fiducia. Benissimo, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi, arrivederci. Capitan Nick, 23 punti non sono bastati, però sapevamo che Cantù è di un livello altissimo. Sì, nonostante le loro assenze di oggi, perché erano senza Berdini, Severini, Ant fino all'ultimo, non si sapeva se giocava o meno, sono una squadra forte, con tanti giocatori, con tanti punti nelle mani, con talento, fisicità, e ci hanno messo in difficoltà, hanno cercato di giocare con quintetti un po' tipici,
e di conseguenza abbiamo provato ad adattarci, hanno cambiato su quasi ogni blocco e ci hanno messo in particolare difficoltà su quello. E noi ancora una volta non siamo riusciti a chiudere la partita quando potevamo. Non dico che dovevamo chiuderla a 5 minuti dall'inizio nel primo quarto, quando siamo andati più 11, non lo so. Però ogni volta quando mettiamo la testa avanti dobbiamo cercare di rimanere là e aumentare il vantaggio. Invece ancora una volta oggi siamo tornati sotto e poi con squadre così forti è difficile vincere. Infatti il divario c'è stato tutto nella seconda parte di gara. Alcuni di voi non hanno reso come nelle partite precedenti, ci può anche stare la stanchezza, 3 partite in una settimana? Ma assolutamente sì, non siamo una squadra, si vince, si perde insieme, si gioca bene, si gioca male insieme. Anche noi siamo in tanti, quindi non ci devono essere assolutamente alibi per noi. Oggi è tornato anche Cielo, si vedeva che comunque era dolorante, perché io stesso l'anno scorso ho fatto un infortunio alla spalla e prendere botte, uscire sui blocchi poi non è così semplice. Quindi niente, ora aspettiamo di vedere se passiamo o meno, difficile. E nel caso in cui non dovessimo passare avremo 2 settimane per recuperare le energie, per lavorare meglio, per sistemare alcune cose che non sono andate e per farci trovare pronti per la prima.